Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme la mimosa. Realizzeremo il fiore della mimosa con tutta la foglia. Visto che si sta avvicinando il giorno della festa della donna, ho pensato di farlo un pochino più anticipato, così avrete modo di fare un gradito regalo alle vostre donne di casa. Possono essere le figlie, può essere la mamma, la sorella, la cognata, la nuora. Quindi ci lavoreremo un rametto di mimose insieme e una fogliolina, cosicché faremo questo mazzetto, lo completeremo. Prima di presentarvi i materiali e metterci quindi subito al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Poi vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Instagram e sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. Per questo progetto utilizzerò la Manda 5 della Tessiland, quindi è un cotone numero 5 giallo. Un cotone numero 5 verde, lavorerò il tutto con uncinetto 1,75, poi avrò bisogno del fil di ferro sia per il fiore sia per la foglia, delle pinze, delle forbici ed infine la guttaperca per il gambo. Prendiamo il cotone giallo e l'uncinetto. Facciamo un cappietto iniziale che non conteremo, quindi lo stringiamo e lavoriamo 5 catenelle. 2, 3, 4, 5. Mettiamo il dito nella quinta catenella e lavoriamo 3 catenelle. Prendiamo il filo due volte sull'uncinetto. Entriamo nella catenella segnata, quindi la quinta, e facciamo una maglia alta doppia senza chiusa, chiusa per due volte, senza chiusa l'ultima volta. Prendiamo di nuovo, entriamo nello stesso punto e ne facciamo un'altra. Quindi lavoriamo le prime due soline, le seconde e lasciamo l'ultima senza chiusa. Così ne faremo un'altra. Sempre passiamo nelle prime due, passiamo nelle altre due e lasciamo l'ultima e facciamo l'ultima. Facciamo sempre la maglia alta doppia, non chiusa alla fine. Ci ritroveremo alla fine con 5 asoline sull'uncinetto. Qui prendiamo il filo e chiudiamo insieme. Quindi le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta doppia e in più abbiamo fatto 4 maglie, quindi in tutto devono essere 5. Chiudiamo tutto insieme, giriamo il lavoro, guardate così, e prendiamo le costine esterne. Facciamo passare il filo nelle costine e nella solina che avevamo e abbiamo formato la prima bacca, diciamo, il primo pallino della nostra mimosa. Da qui continuiamo con 1, 2, 3, 4, 5. Puntiamo sempre il dito nell'ultima e facciamo 1, 2, 3. Due volte il filo sull'uncinetto e ripetiamo quello che abbiamo fatto finora. Quindi facciamo le maglie alte doppie senza chiuderle alla fine. Sempre rientrando nello stesso punto. Quindi in tutto devono venire 5, comprese le prime 3 catenelle iniziali.
4 e 5. Chiudiamo tutto insieme. Prendiamo le due asoline esterne del lavoro e chiudiamo con maglia bassissima. E ne abbiamo qui formato un altro. Continuiamo con 1, 2, 3, 4 e 5. Ripuntiamo sempre nell'ultima e facciamo 1, 2, 3. Due volte il filo sull'uncinetto, entriamo in quella che avevamo puntato, quindi la quinta catenella, e facciamo la prima, poi rientriamo nello stesso punto, la seconda. La terza e l'ultima. Quindi comprese le 3 catenelle devono essere 5. Abbiamo le 5 asoline, chiudiamo tutto, mettiamo il nostro lavoro, così ci rendiamo bene conto le due asoline che dobbiamo prendere, quindi la prima di qua e la prima di qua. E chiudiamo il tutto con maglia bassissima ed eccone formato un altro. Quindi continuiamo così, sempre facendo 5 catenelle e poi 3 catenelle, lavoriamo sulla quinta catenella le 5 maglie alte doppie, le chiudiamo insieme e poi formiamo la nostra bacca. Diciamo che il lavoro è uguale, simile alla nebbiolina che ho fatto in un video precedente, solo che si tratta di maglie alte doppie. Quindi continuiamo così. Io per ora ne ho fatte 3. Questi rametti li ho fatti con 11 bacche, quindi 10 bacche, poi una bacca viene messa nella parte superiore. Quindi ne lavoriamo, in questo caso ne lavoriamo 10 e ci rivediamo a lavorare l'ultima e a fare quindi il ritorno. Fatte le 10 noccioline, facciamo l'undicesima. Quindi facciamo sempre 3, 4, 5. Ci segniamo l'ultima, facciamo sempre le 3 catenelle e rientriamo in quella che avevamo segnato. Voi vi potete regolare come volete per farle più grandi o più piccole, perché in effetti il ramo lo fate in base quanto lo volete fare grande. Quindi vi regolate in base anche all'altezza e ne potete fare anche più lungo, più corte, quindi per fare un bel mazzo. Allora, ci prendiamo sempre le due asoline inferiori e passiamo con maglia bassissima. Questa è l'undicesima. Ora rientriamo nella prima catenella con maglia bassissima. Nella prossima, che è poi quella centrale, se voi vedete, entrate con maglia bassissima e da qui fate partire 4 catenelle. Il filo due volte sull'uncinetto ed entrate nella prima catenella che avete formato. E facciamo la stessa cosa. Facciamo la prima maglia alta doppia non chiusa. Facciamo la seconda. La terza, la quarta, sempre nella prima catenella che abbiamo formato.
Chiudiamo tutto insieme e come abbiamo fatto in precedenza, prendiamo le asoline esterne di un lato e dell'altro, facciamo passare il filo fino all'asolina e abbiamo formato la prima dall'altra parte. Quindi noi ora li lavoreremo alternati. Continuiamo con maglia bassissima nella prossima catenella, nella nocciolina che abbiamo fatto nella prima passiamo con maglia bassissima e poi entriamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione sempre con maglia bassissima. Entriamo nella seconda, facciamo una maglia bassissima. E ci rialziamo con le 4 catenelle. Se voi ci fate caso, siamo al centro delle, vi ricordate le catenelle che abbiamo fatto all'andata? Quindi proprio la catenella al centro, vi dovete rialzare, entrate con maglia bassissima e vi rialzate con 4 catenelle. Prendiamo il filo due volte sull'uncinetto ed entriamo nella prima catenella che abbiamo formato. E facciamo sempre la nostra nocciolina, la nostra bacca. Quindi facciamo le nostre 5 maglie alte doppie, comprese le 3 catenelle. E chiudiamo il tutto con maglia bassissima. Poi la mettiamo così laterale, prendiamo le due asoline esterne da una parte e dall'altro, da una parte e dall'altra, e fate passare il filo in tutte e ne abbiamo formato un'altra. Quindi stiamo realizzando da una parte e poi alternati dall'altra e continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Quindi per ora ci spostiamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione, maglia bassissima, poi entriamo nella nocciolina che abbiamo lavorato precedentemente con maglia bassissima, entriamo nella prima con maglia bassissima. E la seconda che corrisponde alla parte centrale, entriamo con maglia bassissima e ci rialziamo con le 4 catenelle. Quindi, dopo aver fatto la nocciolina, dobbiamo fare 3 maglie bassissime, quindi una in corrispondenza, una sulla nocciolina dall'altra parte e un'altra proprio la prima che abbiamo a disposizione, e nella quarta entriamo con maglia bassissima e sviluppiamo le nostre 4 catenelle e quindi procediamo a fare l'altra nocciolina. Continuiamo così fino alla fine, sempre lavorando in modo alternato al primo giro i nostri pallini comunque della mimosa. E ci rivedremo quando arriviamo alla fine, dopo averli lavorati comunque sia tutti gli spazi che ci sono. Arrivati qui nell'ultimo spazietto dove c'è proprio l'inizio, lavoriamo la maglia centrale, ci rialziamo con le 4 catenelle e lavoriamo l'ultima nocciolina.
Ci chiudiamo sempre con le prime due asoline da una parte e dall'altro nella parte inferiore. Questo procedimento vi potrà risultare all'inizio complicato, ma poi ci prenderete, diciamo, l'abitudine. Chiudiamo con maglia bassissima. E ora ci lavoriamo le maglie bassissime fino ad arrivare alla codina iniziale, qui proprio in prossimità della prima nocciolina, la maglia bassissima. Poi faremo una maglia bassa e nell'ultimo punto chiuderemo con maglia bassissima. E abbiamo terminato il nostro rametto di mimosa. Ora tagliamo il filo e passiamo il fil di ferro. Tagliato il nostro filo, ci agganciamo cercando di prendere due fili. Ok, questo qua poi lo elimineremo, dico, lo possiamo tagliare anche adesso in questo caso perché è troppo lungo. Ora prendiamo il fil di ferro, ne tagliamo un pezzetto che sia all'incirca quanto il nostro, un pochino più lungo del nostro rametto. Tenete conto che poi ci vuole il pezzo del gambo per poterlo unire. E partiamo dalla parte di sopra, dove abbiamo appunto la nocciolina nella parte superiore. Da qui cerchiamo di, sotto proprio la nocciolina che abbiamo formato, di inserire il nostro fil di ferro. Lo inseriamo appunto nella lavorazione. Un attimino che non riesco. Ok. E poi con piccolissimi, cerchiamo di farlo il più stretto possibile, così lo facciamo passare da una parte e dall'altra. Quindi cerchiamo comunque sia di inserirlo in tutta la parte centrale del rametto, diciamo, che abbiamo fatto. Quindi prendiamo tutta la parte centrale con piccole, diciamo, con distanza non eccessiva, tipo così. Cerchiamo di inserire comunque il fil di ferro fino ad arrivare alla fine. Questo perché dopo la mimosa verrà sistemata e il fil di ferro risulterà invisibile, cioè non neanche si vedrà. Quindi lo facciamo passare per tutto il gambo, fino ad arrivare comunque alla fine. Arrivati qui alla fine, io ho cercato di passarlo al meglio possibile. Lo faccio passare nella parte del piccolo gambo che abbiamo fatto all'inizio. È un lavoro un pochino fastidioso, però riuscirete, perché alla fine il fil di ferro, dico, io ho utilizzato lo 0,6, però voi potete utilizzare anche uno 0,5, uno 0,7, dico, come volete voi, perché alla fine deve sostenere il rametto della mimosa. Quindi sfiliamo tutto il fil di ferro, quindi lo tiriamo dalla parte di sotto, qui dove l'abbiamo agganciato all'inizio, tirando tutta la lavorazione. Facciamo con l'aiuto di una pinza, facciamo un piccolo cappiettino
che inseriremo nella lavorazione. In base al fil di ferro che state utilizzando, lo potete fare tranquillamente anche con le mani. Viene inserita, come vedete, nella lavorazione stessa. Quando l'avete sistemata, quindi l'avete ben sistemata, la andate a fissare con le pinze stesse e vi risulterà il lavoro terminato. Poi giustamente la mimosa, voi sapete che è bella compatta, e il fil di ferro, come vedete, non si vede. E questo è il rametto di mimosa. Poi voi ne potete fare quante ne volete, quindi se volete fare un bel mazzo vi conviene farlo di diverse misure, quindi questo è a 11, 10, poi c'è quello qui finale e altre 10 dall'altra parte. Poi lo potete fare ad esempio a 15 pallini, lo potete fare più piccolo, comunque vi regolate in base a come lo dovete sistemare e fate tutti i rametti così. Ora qui inseriremo la gutteperca. Ripeto che è un nastro adesivo che si trova dai fiorai solitamente. Se non lo trovate, si può ordinare anche su Amazon, quindi è facilmente reperibile. Se non ce l'avete o avete difficoltà, potete attorcigliare il filo verde della lavorazione e quindi fare un gambo col filo, oppure se avete della carta crespa con della colla potete inserire quella. Allora, dopo averlo sistemato dall'inizio, dove c'è appunto il pezzettino del cotone lavorato, iniziamo a passare il nastro, che appunto essendo adesivo aderisce bene, e il nostro rametto è pronto. Questo rametto lo uniremo agli altri, quindi io ho realizzato 5 rametti proprio per fare un mazzolino e ora ci andremo a lavorare la foglia. La foglia, come vedete, ho cercato comunque di realizzarla simile a quella vera, quindi ha una lavorazione particolare, ma vi assicuro molto molto semplice. Ora la realizzeremo insieme. Prendiamo il verde e facciamo un piccolo cappiettino iniziale che non conteremo al solito. E qui faremo 30 catenelle. Poi tutto dipende sempre, come vi dico sempre, da quanto volete fare grande la foglia. Quindi poi vi regolerete voi con le catenelle iniziali in base a quanto la volete fare. Quindi 2, 3, 4, 5. Fatte le nostre 30 catenelle, prendiamo un pezzetto di fil di ferro che sia il doppio. Quindi praticamente dobbiamo calcolare la lunghezza in due. In base, quindi io magari ne ho tagliato un pochino di più. Mettiamo il fil di ferro corrispondente alle nostre catenelle, lo sistemiamo in corrispondenza, quindi lo metteremo dall'altra parte, così, e ci lavoriamo le prime due catenelle, le lavoriamo a maglia bassa, inserendo così il fil di ferro. Nella terza catenella lavoriamo una maglia bassa,
e poi cominceremo a lavorare 10 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rientriamo nello stesso punto che abbiamo fatto. Quindi qui nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Andiamo nel punto successivo, sempre inserendo mano a mano il fil di ferro, facciamo una maglia bassa e 10 catenelle. Rientriamo nello stesso punto che abbiamo appena lavorato con una maglia bassa. Entriamo nel punto successivo facendo una maglia bassa e ripetendo sempre 10 catenelle. E così dobbiamo fare per tutte le catenelle che abbiamo a disposizione nella parte sottostante. Rientriamo nello stesso punto che abbiamo lavorato la maglia bassa e le 10 catenelle e facciamo una maglia bassa. Nel punto successivo entriamo con una maglia bassa e facciamo sempre 10 catenelle. Questo poi sono quello che poi andremo ad ottenere. Quindi lavoriamo catenella su catenella sottostante facendo maglia bassa, 10 catenelle, maglia bassa nello stesso punto, ci inseriamo nell'altra catenella con la maglia bassa e lavoriamo 10 catenelle, maglia bassa nello stesso punto, ci inseriamo nell'altra catenella e continuiamo così fino ad arrivare all'estremità. Quindi facciamo quest'altro insieme, ho fatto la maglia bassa nella successiva e faccio le mie 10 catenelle. Rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia bassa, prendo la catenella successiva, entro, faccio una maglia bassa e ripeto sempre le mie 10 catenelle. Quindi tutto questo lo faccio incorporando mano a mano il fil di ferro alla lavorazione e lo faccio fino all'estremità. Arrivato qua all'ultimo punto, prima di lavorarlo siamo entrati con la maglia bassa. Pieghiamo il nostro fil di ferro in corrispondenza dell'altro. Quindi lo pieghiamo in modo tale siano perfettamente allineati. Perché ora ci andremo a lavorare questa costina con l'inserimento del fil di ferro, quindi questa costina del verde. Quindi ci facciamo le ultime 10 catenelle dell'estremità. Abbiamo già fatto la maglia bassa, quindi ci lavoriamo le 10 catenelle. Entriamo sempre nello stesso punto dell'estremità con una maglia bassa. E qui continuiamo da quest'altra parte, entriamo nella prima maglia che abbiamo a disposizione, facciamo una maglia bassa, poi giustamente si sistemerà anche mano a mano il fil di ferro, facciamo la maglia bassa con le 10 catenelle e continueremo anche da quest'altra parte a lavorarci come nella prima parte le 10 catenelle. Rientriamo sempre nella stessa maglia bassa, ci spostiamo nella maglia successiva, quindi qui c'è la costina, prendendo sempre il fil di ferro che abbiamo fatto a metà e ci lavoriamo sempre 10 catenelle per ogni punto che abbiamo a disposizione. Quindi ripetiamo la stessa parte inserendo da quest'altra parte quest'altro pezzo di fil di ferro.
Quindi ci lavoriamo sempre maglia bassa, 10 catenelle, maglia bassa nello stesso punto, ci inseriamo nell'altro punto con la maglia bassa, 10 catenelle, maglia bassa nello stesso punto. Quindi continuiamo fino alla fine. Arrivati qui verso la fine, ci lavoriamo le ultime catenelle. Sempre facendo le 10 catenelle. Entrando nello stesso punto, poi siamo arrivati nella parte dove abbiamo fatto all'inizio, se vi ricordate, le due maglie basse, quindi facciamo la prima e facciamo la seconda. Entriamo dall'altra parte, prendiamo il filo e lo facciamo passare con maglia bassissima in tutte e due e tiriamo il filo. E abbiamo terminato la foglia. Il lavoro è semplice, però è un pochino impegnativo, perché giustamente dobbiamo per ogni catenella fare le 10 catenelle. Però il risultato a me sembra abbastanza veritiero, quindi diciamo attinente a quella vera. Quindi blocchiamo dopo averla sistemata il fil di ferro per un pezzetto, facciamo passare il nostro filo, così la blocchiamo e la attorcigliamo formando tipo un piccolo gambo con il filo stesso nella foglia. La attorcigliamo fino a un certo punto, dopodiché la blocchiamo nel fil di ferro, lo continuiamo a chiudere e possiamo tagliare il filo. Possiamo comunque tagliare i fili in eccesso e abbiamo creato la nostra fogliolina. Ora prendo la fogliolina che ho appena fatto con le altre due. Sono tutte di una grandezza. Io il consiglio mio è di poterle fare di diverse dimensioni. Quindi questa è fatta, abbiamo iniziato con le 30 catenelle, ne potete fare qualcuna da 25, qualcuna da 35, qualcuna da 20. Così, in base al mazzo di mimosa che andrete a realizzare, saranno comunque sia più veritiere anche come più realistico come fiore. Io in questo caso le sistemerò una più un pochino più rialzata e due più basse, inserirò i miei rametti di mimosa al centro, legherò il tutto, quindi li prenderò. Legherò il tutto e lo sistemerò con un bel fiocchetto, con una confezione, e questo sarà un simpatico e penso proprio gradito regalo per la festa delle donne. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciatemi un mi piace al video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto. Potete scrivermi anche su Instagram, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.